Proprio per il lavoro rigoroso che abbiamo condotto nell'ultimo anno e mezzo di revisione dei contratti, del contratto decentrato dei dipendenti del Campidoglio basato su efficienza, qualità dei servizi e merito, nessun salario di nessun dipendente del Campidoglio sarà toccato e nessun euro dovrà essere restituito, né adesso né in futuro. Questa posizione è stata condivisa con i sindacati ed è confortata anche da un parere che abbiamo ottenuto dall'agenzia governativa che si occupa di questi aspetti. Nelle prossime ore rinizierà un tavolo ad oltranza con tutti i sindacati che hanno manifestato l'intenzione di arrivare a una firma definitiva del nuovo contratto decentrato. Nello stesso tempo i sindacati ci hanno espresso la loro intenzione di iniziare il 2 luglio una vertenza di carattere nazionale per la revisione dei contratti, che penso che sia un'ottima decisione perché certamente la questione non è solo una questione del Campidoglio. Sindaco, pensa quindi che sia una manovra politica per costringerle a cerchiarla ancora per le dimissioni? Assolutamente, non si è parlato di questo. Io non credo e non vedo, scenari, che possano essere, diciamo, preparati da complotti. Si tratta semplicemente di interpretazioni che sono state date, anche sull'onda dell'emotività. Ieri sera noi eravamo fermamente convinti di aver fatto un ottimo lavoro con il rigore che è richiesto a un'amministrazione quando si confronta con i propri dipendenti. Però se poi si arriva a dover punire o pensare di punire dipendenti che guadagnano 1.200 euro al mese, a quel punto io sono nettamente dalla loro parte. Senta, cosa succederà adesso? Cioè, comunque lei andrà avanti. È evidente, qui dobbiamo cambiare la città e lo dobbiamo fare in questo momento ancora più incoraggiati dal sostegno di tutti i nostri lavoratori e delle loro forze sindacali. Questa città sta cambiando e cambia per sempre. Senta, lei ha detto che Orfini le ha annunciato grandi cambiamenti nel partito, questo avrà qualche ripercussione sulla giunta comunale o comunque sulla componente, che le sta accanto? Non abbiamo assolutamente parlato di componente di giunta o di cambiamenti nella giunta. Io sono molto soddisfatto di chi lavora con me nella giunta. Il commissario, così si dice, del Partito Democratico di Roma, nominato da Matteo Renzi, per alcuni fatti gravi che sono avvenuti all'interno del Partito Democratico, ha deciso di intraprendere la strada di cambiamenti significativi a partire dalla settimana prossima. Questo però, secondo me, dovrebbe anche far guardare l'altro lato della medaglia. Il Partito Democratico è un partito che si è assunto delle responsabilità, ha visto dei problemi al suo interno e li sta correggendo. Nessun altro partito, neanche quelli che hanno, e mi dispiace dirlo, l'ex sindaco di Roma ha accusato con un avviso di garanzia, e speriamo che possa provare la sua innocenza, per associazione mafiosa. Nessuno di quei partiti sta facendo quel lavoro di pulizia che sta facendo il Partito Democratico. Lei si sente ancora sostenuto dal PD e dal Premier Matteo Renzi? Io non ho mai avuto nessuna esitazione, il Partito Democratico va avanti e io l'ho detto, andrò avanti fino al 2023. Grazie. Grazie.